Siamo alla quinta edizione, quali sono le novità di quest'anno? Novità, soprattutto l'ennesimo regalo che facciamo a Milano con questo spettacolo straordinario che porta la magia al pubblico. Le novità le conosce molto bene il regista Jordan, che sono i personaggi che lui ha chiamato, che sono, vengono da tutte le parti del mondo. Allora, quest'anno poi abbiamo una novità, abbiamo un esponente della magia asiatica, che attualmente è la... sono i più bravi perché tecnicamente sono veramente formidabili, un manipolatore. C'è questa scuola coreana che è detta Legge. E questo Anson Lee praticamente ricalca un pochettino gli stilemi dei maghi orientali. Avremo un servo che ci proporrà un numero molto interessante con delle bottiglie di champagne magiche. Avremo una delle vedette che è Igor Trifonov. Tra l'altro dobbiamo dire che a furia di invitare artisti stranieri stiamo imparando anche le lingue. Ci sono un'infinità di artisti che è anche difficile ricordarsi, ma anche di pronunciare i nomi. Avremo uno dei più grandi numeri di Grandi Illusioni, Lord Martin con la sua troupe, sono 5 persone. E lavora con la gonnellino scozzese. Lavora vestito da scozzese. Avremo il sottoscritto che... No, quello è di Perugia. Otto Wesley che è campione del mondo, giusto? È una grande vedetta internazionale. Otto Wesley è uno dei più grandi numeri comici che ci sono al mondo, anzi forse sì, il più osannato, il più celebrato, lavora in tutto il mondo, anche se ha una certa età, però è ancora un grande professionista. E Dulcis in fondo. Jordan, ci sarò io. Non è solo regista dello spettacolo, ma è stato... prestigiatore per tanti anni, ha partecipato ai festival mondiali, è stato allievo di uno dei più grandi mentori della magia, quando ancora la scuola della magia non era orientale, ma era olandese. Quindi lui si muove un po' da olandese e lo scoprirete durante lo spettacolo. Un festival che unisce un po' i grandi, ma anche i più piccoli. Sì, io dico sempre che la magia è per i bambini che sono dentro gli adulti, giusto? Perché tante volte, non so, magari ti trovi di fronte a un mentalista che dice oggi parliamo del PNL, la programmazione neurolinguistica e la disgregazione mentale. Un bambino di 4 anni dice, ma se lei... Però in questo spettacolo non abbiamo questo tipo di magia concettuale, noi abbiamo un po' la magia un po' per tutti, giusto? Molto visiva, soprattutto per un teatro come il Manzoni, quindi un grosso show con dei numeri molto appariscenti. C'è una grande illusione. C'è la magia comica, c'è la manipolazione, le torture, e poi ci sono, quindi un spettacolo per grandi e piccini sicuramente. Succede che la gente arriva e già dall'inizio, dopo aver mangiato e bevuto qualcosa, trova i maghi, trova il magico Kami e Nicola Salvanese del foyer che li intrattengono, e già sarebbe questo buono. Basta, possiamo anche chiudere lo spettacolo. Dice, noi vogliamo farci male e andiamo avanti con lo spettacolo, riempiamo la serata di 1:40 con te. Anche quasi 2 ore. La gente esce così, felice e contenta, si dice, quando è che ci ritroviamo l'anno prossimo.